Buongiorno, allora, era tanto che non facevo un vlog, ma perché mi muzzo sempre la testa? Perché ho dei capelli osceni. Benissimo, allora, stamattina, oggi è venerdì, stamattina ho praticamente rivoluzionato l'armadio, però mi sono ricordata troppo tardi che una di voi mi aveva chiesto di fare il video sul cambio dell'armadio, quindi chiedo perdono, chiedo proprio venia, ma io non mi sono proprio ricordata. Mi sono ricordata adesso che ho detto devo solamente provarmi i pantaloni e poi ho finito e poi ho detto porca zozza, dovevo fare il video. Vabbè, comunque ho fatto un mezzo cambio dell'armadio. Ho fatto un mezzo cambio dell'armadio perché non ho messo le cose invernali, quelle pesantissime, felpate ovviamente. Ho fatto un cambio dell'armadio un po' più autunnale, comunque per i giorni che ancora si può mettere in pantaloncini in casa e a maniche corte. Perché infatti le magliette nel mobile le ho lasciate praticamente identiche, non le ho toccate. Non ho tirato fuori le magliette a manica lunga perché non è. Allora, le magliette non le ho rivoluzionate. Oddio, non so come mettermi. Allora, le magliette non le ho rivoluzionate solamente perché io ho il cassetto lì dove ci sono le magliette a maniche corte, le canottiere, vabbè, le magliette a maniche corte un po' elegantine e le magliette a maniche lunghe, i maglioncini quelli leggeri. Tutti i maglioni, eccetera, sono tutti nell'armadio, ma l'ho lasciati là perché è troppo presto ancora, non è tantissimo freddo. Ho lasciato solamente le felpe leggere, nel caso venga un po' di freschino e la mattina, magari mi può servire per portare i bambini. Comunque adesso vi faccio vedere un attimo cosa ho fatto. Allora, questa è la mia parte d'armadio. Perché ho l'armadio con le ante scorrevoli, sono tre. Lì c'è tutta la parte di Samuele. Qui nel mezzo c'è una cassettiera con le mie borse e tutte le sciarpe, i cappelli, i foulard, tutta roba mia. E sopra ci sono i giacconi. Tutti i giacconi, eh. Poi invece di qua è la mia parte. Allora, io prima avevo un po' di cose che sono qui sotto, soprattutto quelle a manica lunga. Le avevo tutte di sopra e questi vestitini qua che sono tutti quanti, questa parte qui praticamente, sono tutti vestitini estivi e anche questi qua sono vestiti lunghi estivi. Ce l'avevo tutti di sotto ovviamente, adesso l'ho portati sopra, ho fatto cambio. Ho lasciato sopra questi che sono dei maglioni proprio maglione vestito pesante. Questi altri che sono due maglioncini, le camicie e queste che sono cose eleganti tipo giacche, tailleur, eccetera. Qui in questa scatola qua ho messo i pigiami a manica lunga leggeri. Qui ci sono le felpe, che vi dicevo quelle più leggere, e qui ho lasciato i pantaloncini perché comunque io in casa li metto. Dietro, cosa che voi non vedete, dietro a questa prima fila c'è una seconda fila dove ci sono qui dietro proprio le cose da montagna e qui dietro tutti i costumi e copricostumi. Qui sotto invece ho messo praticamente, qui ci sono le gonne lunghe e gonne, diciamo di jeans, gonna di pelle, eccetera. Poi ho messo qui tutti i vestiti a manica lunga leggeri. Poi qui ci sono le camicie. In questa stampella che vedete rotta, rotta, un po' così, ci sono i pantaloni della tuta. E qui ho messo dei giacchettini leggeri e delle magliette di quelle leggere. E qui in fondo invece ci sono ancora le cose di jeans con le giacche, i blazer che ho praticamente messo anche d'estate quando faceva freschetto. Sotto lì dentro ci sono tutte le cose proprio di lana pesantissima e qui sotto invece ho ficcato le felpe, le tute, quelle proprio pesanti felpate all'interno. Lì vedete il casino della roba de del mare perché io non so ancora dove metterla.
Perché praticamente non so se mia figlia vuole andare a fare nuoto e quindi dentro la borsa questa qui di The Zenith ci sono ancora gli occhialini, le cuffie, eccetera. Quindi sto aspettando un attimo e devo trovare il posto per tutti questi asciugamani. Questa busta invece andrà di sotto perché nel garage perché sono i gonfiabili. Quindi l'unica cosa che mi tocca sistemare sono questi, ma penso che li metterò sotto al letto e questa, che metterò anche questa sotto al letto appena so cosa ci devo fare. Di fuori il tempo è così. Niente, io adesso ho finito, devo solo buttare delle cose che ho qui per terra. L'ultima cosa che mi rimane, ecco, cosa importantissima, devo provare tutti questi pantaloni, perché ci sono anche quelli che sono nuovi, eh. Devo provare questi pantaloni perché non so se mi stanno. Quindi, visto che io, sono in una fase in cui sto dimagrendo, sono già dimagrita 3 kg. In queste due settimane, però diciamo non mi va di buttare dei pantaloni che magari tra 2 settimane posso rimettere, quindi devo un attimino provarli. Ovvio che quelli che mi stanno proprio grandi, cioè non li tengo, che li tenga a fa. Ok, e niente. Ah, poi là sopra comunque ho lasciato, mi pare, dei pantaloni. No, li ho messi sotto già. Sì, li ho messi già sotto, dei pantaloni comunque che so che mi stanno, però comunque proverò anche quelli. E niente, ora mi rilasso per una mezz'oretta e poi comincio a preparare, a impostare il pranzo e poi vado a prendere i bambini sperando che non piove perché qui è tutto nuvolo. Ovvio, ottimo. Allora, ho finito di pranzare, cioè abbiamo finito di pranzare, non vi ho fatto vedere quello che ho fatto. Perché non ho fatto in tempo. Perché scusate, i bambini arrivano, cioè Alessandro che esce a mezzogiorno e 40, Aurora esce a mezzogiorno e 55. Quando arrivo a casa questi sono affamati. Quindi mi tocca preparare al volo e poi non ho il tempo materiale. Mi sono messa a mangiare anch'io. Mi sono messa a mangiare pure io e praticamente non me ne sono dimenticata. Proprio dimenticata, però abbiamo mangiato io e Aurora la pasta col pesce. Ho preso il misto per pasta, quello della Coop surgelato che vi ho fatto vedere nello spot della spesa. Poi io e Aurora sempre abbiamo mangiato una sogliola a testa, e Aurora poi si è mangiata anche l'uva. Io invece, mentre finivo la sogliola, ero strapiena. E Alessandro invece ha mangiato pochissima pasta col tonno e vabbè, non c'ha fame, che gli devo fare io? Non è che posso obbligarla a mangiare se non c'ha fame. Mangerà poi a merenda un po' di più. E niente, quindi non ve l'ho fatto vedere, però ve lo sto dicendo. Stavo guardando il corso di Zumba che è iniziato in palestra e ci sarebbe il martedì e il venerdì, no, martedì e venerdì dalle 7 alle 8, però stasera non so se riesco, però ci voglio passare perché voglio vedere innanzitutto quante persone ci sono a farlo, voglio vedere chi è l'insegnante e niente, poi decidere, anche sentire un attimo per l'orario, quanto costa, eccetera, eccetera. Poi che altro? Niente. Sto aspettando il corriere perché probabilmente mi porterà delle cose di Amazon che dopo, semmai, quando arriva vi faccio vedere. E niente, adesso sto temporeggiando perché non ho voglia di sistemare la cucina. Questa è una delle cose dopo lo spolverare che proprio a me urtano. Il mettermi a sparecchiare, caricare la lavastoviglie a me non mi piace. Come non mi piace levare la roba dalla lavastoviglie, quella poi è ancora peggio. Però niente batte lo spolvero, cioè spolverare a me proprio non mi piace. È una cosa che proprio odio, 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 odio. Poi c'è questo smalto che ho messo, che è, voi vedete,
Beh, che colore è? Rosso, vedete, in realtà è arancione, arancione, come si dice? Evidenziatore, ecco. Però mi si sta alzando dappertutto e mi era già capitato con il giallo. Quindi penso che non, che se mi si alzano, mi sa che sto fine settimana le ricambio, se mi si alzano tutte, perché non mi piace. E poi comunque sotto c'ho le unghie che sono finissime, cioè sono molli, molli, molli. Quindi vabbè, mo vediamo un attimo, semmai sistemo quella che mi si è alzata e basta. E va bene, dai. Datemi il coraggio per alzarmi. Dai, mandatemi tanto coraggio, mandatemi tanto coraggio, tanta forza, tanta forza, tanta forza, tanta forza. Ok. Vado a sistemare la cucina. Allora, eccomi, sono arrivati i pacchi. Ma oggi sti capelli non vanno, non vanno. Cioè, vabbè, lasciamo perdere. Sono arrivati i pacchi di Amazon. Adesso li apriamo insieme. Li apriamo insieme, non so come mettermi. Allora, ho preso delle cosine per addobbare la casa. Per l'autunno, speriamo che siano carine. Facciamo questo unboxing, come lo chiama mio figlio. Come lo chiama mio figlio questo unboxing. Allora, ecco qua. Allora, ho voluto prendere questo set di zucche, foglie, pigne, ghiande per fare un bel centrotavola in stile autunnale. Vedete? Mi piaceva perché era misto, nel senso non c'aveva solamente le zucche, c'aveva anche le pigne e le foglie che ci faccio la parte sotto, le ghiandine, ok? E mi piaceva per questo e niente, utilizzerò questo per fare un centrotavola e il piatto devo cercarlo. Oppure userò il centro tavola che ho qui. Poi ho preso questo che sarebbe un runner, dovrebbe. Ah no, no, queste sono le federe dei cuscini del divano che sono belle grandi, quindi adesso dovrò andare a vedere se riesco a mettercele. Era un set di 4. Allora, questa è la prima con scritto pump Pumpkin spice, pumpkin spice and everything nice. Ottimo il mio inglese. Comunque, questa qui arancione, dietro sono tutte quante sul beige. Questa arancione con la scritta, questa con le zucche e le foglie e i girasoli che dovrò infatti andare a prendere per fare un po' come si dice, un filologico nell'arredamento della sala. Praticamente voglio mettere questi, avendoci le foglie e i girasoli, voglio fare il centrotavola appunto con le foglie, con le zucchette, quello che avete visto prima, e nel vaso dove ora ho le pampas e i fiori di ciliegio voglio mettere i girasoli, così almeno è tutto un po' arancione, diciamo. Più caldo e niente, poi anche questo con le foglie. Adesso dove carico il mio cellulare che è il 15%? Nella presa della corrente, Dove ci sono le tue cuffie? cuffie. Leva le mie cuffie e dammele, tanto sono cariche le mie cuffie. Preadolescenza è una brutta bestia. Allora, l'ultima è questa, l'ultima federa. Questa mi piaceva tantissimo, con questo camioncino qua, che non so che macchina sia, ma a me queste macchine qui piacciono tantissimo.
Bello, 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 mi piaceva molto, molto, molto. E queste sono le federe per i cuscini. Grazie, amore. Grazie mille, mille tante. E poi ho preso una cosina per i bimbi, che dopo li chiamiamo e glieli diamo. Adesso nascondo. E poi un'altra cosa qua dentro che non mi ricordo cosa sia, adesso la andiamo a vedere insieme. Allora, dal rumore avevo già capito che cos'era solamente scuotendo la scatola. Praticamente ho preso una cosa che io non pensavo potesse esistere. Cioè, sapevo che esistevano i portafrutta classici con fatto il casino. Sapevo che esistevano i portafrutta classici fatti così a ciotola. Guardando il mio telefilm, che adesso è il mio telefilm preferito, guardando il mio telefilm del momento, che è American Housewives, lei aveva comprato un portabanane. Allora io lì per lì ho detto: fammi vedere com'è sto portabanane. Sto portabanane era praticamente un cesto con una cosa attaccata. Messa qui così, che qui c'è un gancio che praticamente ci attacchi le banane. Allora io sono andata subito a cercarlo perché io praticamente non ho un portafrutta. Quindi sono andata a cercarlo, l'ho trovato su Amazon, ho detto no, non è possibile, lo prendo. In più c'è anche il piano di sopra, quindi adesso devo capire come si monta. Questa è stata una genialata che quando l'ho detta a mio marito mi si è messo a ridere. Praticamente verrebbe in questo modo. Come lo voglio io lo voglio così. E devo un attimino vedere come si mette, come si monta. E una volta montato ve lo faccio vedere. Queste erano delle cosine che ho preso su Amazon, però non sono tutte e mi deve arrivare anche un'altra cosa. Queste sono le cose che ho preso e che mi sono arrivate adesso, però mi devono arrivare anche altre cose, quindi ora devo vedere un attimo se mi arrivano oggi o mi arrivano un altro giorno. Vabbè, comunque, questo è, diciamo, l'inizio del mio makeover autunnale per casa. Poi ovviamente vi farò un video così vedete pure come viene. E niente, adesso monto questo perché sono troppo 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 curiosa di vedere come viene. Eccolo qua. Cioè, è bellissimo. È bellissimo. Praticamente qui ci metterò la frutta. Qui sopra anche la frutta e qui ci appendo le banane. Ragazzi, è fantastico. E questo lo metterò come centrotavola della penisola. Che fa anche. Perché a me è sempre piaciuta la frutta come centrotavola. E niente, oddio, sono troppo contenta, troppo bello. Vi lascio comunque giù nell'info box il link per tutte queste cosine che ho preso. Facciamo questa sorpresa. Oi, come ti sei comportato a scuola? Tu come ti sei comportato a scuola? Bene? C'ho una cosa allora. Lui è pronto. Oh, fermati un attimo, c'ho una cosa. Alessandro già ha visto che cos'è. Quindi secondo te che cos'è? Non lo so. Non lo sai. Vieni qua tu un attimo. Proprio. Ragazzi, qua Aurora ci vuole tanta Ma pazienza. c'è il mio fidel venture.
Avenger. Allora, vieni qua pure tu. Vi avevo promesso che andavamo a Bolsena a prendere cosa? Non mi ricordo nemmeno Mm, bene. io. I Poppit. Sì. Non ci siamo più andati, giusto? Già perché costavano troppo. No, a Bolsena non ci siamo più andati perché Perché? non ci abbiamo avuto più tempo, Sì, no? in effetti. Però io ho trovato un modo alternativo di prenderli. Ok. Non è che è un Poppy gigante. Non è gigante. Ci sono quattro Poppit. Uno! Dai, 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 dai! Due per uno, divideteveli. Prima guardate bene quali, come sono e poi divideteli. No, non è che il è con le tuo. patatine. Quello che vi piace vi prendete. Sono quattro, due per uno. Guarda Aurora cos'ha. Aurora secondo me ce n'ha uno. E appunto. Voglio quello con le Mio, patatine. Io apri. quella donut. Apri. Wow! Io voglio quella con le C'è patatine Poppit della carinosaurini! C'è Poppit carini carini? Sì, con i bimbi con i mini dinosauri. Io Vi prendo piacciono? l'api. Tu prendi l'hamburger e il T-Rex. Grazie! Io prendo la cacciata e le patatine fritte. Grazie mamma! Me l'apri? Sì, adesso lo Via. apriamo. Allora, ragazzi, è arrivato l'altro pacchettino di Popit per i bambini, gliel'ho dato, avete visto la reazione. Adesso è arrivato questo. Ci arrivo più. Adesso è arrivato questo mega paccone che io già so che cos'è perché lo stavo aspettando. Cioè, con sapete quando è Natale che siete piccoli e volete assolutamente che vi arriva un regalo? Ecco, io lo stavo aspettando, non vedevo l'ora. Adesso, appena vi faccio vedere, allora, chi vede, dimmi. Fare video con te. Aspetta, aspetta. Chi vede, voglio. Chi vede i video su YouTube, di moda, di accessori, eccetera, probabilmente, conosce anche i vlog, conosce questa YouTuber. E quando vedrà questa, capirà già di cosa si tratta. Allora, ho acquistato altre due borse Sì. da Filomena Amore. Allora, io ho acquistato già lo zainetto e la Lady Smeralda. Ottima qualità, ottimo prezzo per la qualità che hanno, resistentissimo, capientissimo, cioè sono una bomba. Ho voluto prendere altre due. Allora, una è proprio nuova e non è questa. L'altra è questa, ma in una colorazione nuova, In effetti. autunnale, e che tu non hai ancora visto. Allora, questa è Petra. Carina. Carina. Senti come profuma. Allora, questa è la nuova borsa con la Sì. nuova colorazione È che molto voi bella. vedete in un color Ecco, cammello. no, In è realtà è un marrone castagna. cioccolato. No, la Castagna. castagna è più scura. È un marrone gianduia. Un po' cioccolatino. Sì, è un gianduia, non è propriamente chiaro come lo vedete voi. Ed è bellissimo, veramente bello, un bellissimo marrone. E il marrone va tantissimo quest'anno, quindi l'ho voluta prendere di questo colore. E adesso la metterò subito in uso perché io ho lo zainetto, ma lo zainetto è celeste. E per il periodo che viene adesso non è indicato. Cioè non è indicato, è indicato lo stesso, solo che la voglio Ciao, provare, insomma, questo io è vado tutto. via. E ok, Ciao. è bellissima, cioè fantastica.
Ma poi a me piace l'odore della pelle, questa è pelle vera, ragazzi, cioè veramente bellissima. Ovviamente con la sua pochettina per rimetterla, che io utilizzo anche per lo zainetto e per la Lady Smeralda. E poi ho preso un'altra borsa, perché ovviamente ero indecisa. Poi bellissime queste dust bag per rimetterle, cioè io veramente. Ho preso lei. Ho preso questo secchiello. Ero indecisa tra due colorazioni, ma ho optato per questa colorazione qua, che è una colorazione vinaccia. Voi vedete rosso, in realtà è un vinaccia. Proprio è il colore di capelli che io vorrei farmi, praticamente questo. Vediamo un po' se abbassando la luce. Aspettate, eh. Vediamo un po' se. No, è sempre chiara. È sempre troppo chiara. È più un vinaccia, più un colore vino. Proprio color vino, ecco. È questo vinaccia viola rosso, cioè proprio vino, color vino. Bellissima, mi piace da morire. Mi piaceva tantissimo il fatto che ci fosse il logo qua in basso anziché centrale, cioè veramente bella. E bella, bella, bella. Ora sono ovviamente indecisa su quale indossare stasera. E niente, quindi ho preso queste due. Ora sono indecisa su quale mettere. Per come sono vestita oggi, questa ci sta una favola. Però vediamo un po'. Adesso, cioè, bellissimo, 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 oddio, non vedevo l'ora, grazie Filomena che me l'ha fatto arrivare in poco tempo, e, tanto la ringrazierò su Instagram, e, non me l'ha mandata lei, l'ho comprata io con i miei soldi, figuriamoci, e niente, oddio, troppo belle. Allora ragazze, sono tornata a casa e vi sto appoggiando sulle mele praticamente. Ho già messo in funzione il mio bellissimo portafrutta e niente, siamo stati alla tombolata e abbiamo vinto queste. Sì, perché dovete sapere che praticamente la tombolata che facciamo qua, che la fa il parroco, è una tombolata gastronomica, cioè si vincono cose da mangiare. Abbiamo tentato fino all'ultimo di accaparrarci la porchetta, non siamo riusciti ad accaparrarci la porchetta, siamo riusciti però a prendere un buono per il panificio e l'ho diviso con una mia amica che eravamo insieme, e, che anche lei ha un figlio di 8 anni. E niente, quindi il buono praticamente era di 10 euro, noi l'abbiamo suddiviso e ci siamo prese una cosa per uno, quindi ottimo, con queste ci farò colazione e ci farò colazione anche Samuele, ci piacciono tantissimo, questi biscotti al latte sono fantastici. E niente, e dopo sono andata a sentire in palestra. Allora, in palestra il corso di Zumba non è partito perché non c'erano tante iscrizioni. Speriamo che ci siano nei prossimi giorni, però proveremo insieme alla mia amica mercoledì sera a provare Power Yoga. Allora, io già so che cioè, uscirò devastata da Power Yoga, già lo so. Però lo voglio provare. Poi ho chiesto un po' di informazioni anche per Samuele se volesse fare qualcos'altro. E niente, qui mi riabbuio, devo stare attenta. Poi ho preso il basilico dalla mia pianta di fuori, il superstite, quello che è rimasto del basilico, perché dopo cena voglio fare il pesto, voglio metterlo nei contenitorini e voglio congelarlo, così me lo tengo pronto per le prossime volte. E niente, adesso mi riposo perché tanto Samuele arriva tardi. I figli sono di là che giocano, almeno si riposano. Mi riposo pure io perché non ne posso più, sono stanchissima. Stanchissima, quindi mi riposo. E niente, poi vabbè, oggi io
Io ho fatto in modo di non farvi vedere niente, ma insomma è successa anche una cosa brutta. Però diciamo non sto qui a parlarvene uno perché non interessa direttamente me. E poi perché fondamentalmente non mi va. Quindi niente. Detto ciò, io adesso mi vado a riposare, poi preparo la mia cenetta, che non è altro che la carne del brodo lessa con una minestrina e le carote. Sì, peggio dei vecchietti, ragazze, peggio dei vecchietti, però a me la minestrina d'inverno piace, le minestre, i minestroni, eccetera. Quindi la faccio anche ai bambini, mi piace tantissimo. E niente, sono stanchissima, devastata, si vede pure dalla faccia, quindi semmai ci vediamo dopo per il saluto della buonanotte. Buongiorno, siamo al giorno dopo, ovviamente. Ovviamente, come potete vedere dall'aspetto che è decisamente migliore del precedente, perché stamattina mi sono truccata, mica peraltro. E vabbè, è il giorno dopo perché ieri sera sono crollata, cioè non ne potevo più. Però volevo chiudere questo vlog e farvi vedere il portafrutta messo pieno, insomma. Eccolo qua come risulta poi alla fine. Questo è il portafrutta portabanane, vedete? È carinissimo, carinissimo. Poi se uno volesse metterci un canovaccino sotto carino, colorato e anche sopra ci sta una meraviglia. Qui poi al supermercato ho preso l'osso e il prosciutto. Vabbè, niente. Niente, detto ciò, noi iniziamo una nuova giornata. Io vi saluto, vi mando un bacio. Come al solito, se vi è piaciuto, mettetemi un like e iscrivetevi al canale per farmi crescere e commentate qui sotto con quello che volete, anche con un semplice ciao. Alla prossima, ciao ciao.